Non giriamoci intorno. Volete che vi parli di lui? Con tutte quelle stelle internazionali, 8-9 migliori prestazioni mondiali dell'anno, altri azzurri che hanno fatto da benino a benissimo. Eppure le nostre attenzioni e aspettative erano focalizzate su questo tizio qui. E dunque, in barba a ogni ordine cronologico, è proprio da qui che partiamo. Andiamo a vedere come sono andati questi 200 metri uomini. A sorpresa vince il quattrocentista Michael Norman, che contiene nel finale la rimonta del connazionale americano Noah Lyles. Norman, che ha tutte le carte in regola per essere il nuovo Bolt della velocità prolungata, arriva in un colpo solo il record del meeting, la miglior prestazione mondiale dell'anno, il primato personale e il miglior tempo di sempre in Italia. E Tortu? Tortu arriva quinto. Dopo una partenza non malaccio, una curva che dava l'impressione di poter reggere il confronto prima del tracollo lattacido nel finale. Qual è il problema di questo 20.36? Che è peggio del 20.34 della sua ultima apparizione, proprio al Golden Gala 2 anni fa, quando il suo primato su 100 era di 10.15. Dopo tutto quello che è successo, era lecito aspettarsi qualcosa di più. Lo pensavo io, come lo pensava la stragrande maggioranza di voi. Nel video che ho pubblicato il giorno del Golden Gala, ho chiesto nei commenti quanto avrebbe fatto Filippo. In media ci teniamo poco sopra i 20 secondi. Eppure io, che dopo il 9.97 ero stato il primo ad entusiasmarmi, a questo punto a Roma mi aspetto un 19. Poi mi ero corretto in un 20 secondi netti. Ma nessuno, dico nessuno, si è mai avvicinato al tempo che ha fatto veramente Tortu. Segno che sarei proprio un ottimo commissario tecnico. Perché vuol dire che ha lavorato sulle due cose importanti per questa disciplina: il lanciato e la resistenza lattacida. Già. E vabbè, Pippo, ce ne faremo una ragione. Nonostante la presenza di Mattarella, la notizia di questa gara è passata un po' in sordina nei media nazionali. Segno che, almeno tra i non addetti ai lavori del mondo dell'atletica, non si percepisce tutta questa delusione. È tempo di lavorare. Riavvolgiamo il nastro e andiamo alla prima gara, il giavellotto femminile. Senza troppe sorprese vince la cinese Liu Huihui. Le misure non sono eccezionali. Zarabani fa 56.95 e Sara Gemai 55.32. Jet del peso uomini, la spallata vincente di Konrad Bukovietski. Primato personale e record del meeting. Stavolta nulla possono gli americani Daryl Hill e Joe Kovacs, quest'ultima addirittura fuori dal podio. Leonardo Fabbri non è entrato mai in gara, ma ci voleva il personale per finire nei primi 8. Cade un record del mondo nella gara del miglio per la categoria Master. Davide Reneri fa 4.13.96, che per la cronaca è il quinto risultato in Italia quest'anno. Il passaggio è andato a 100, si ferma Andrea Orlandi, continua Davide Reneri, 2.07.09. Vi ricordo che ha 46 anni. Torniamo alle gare internazionali col salto con l'asta donne. Un po' sorpresa la vittoria della svedese Angelica Bengtsson, un 4.76 di primato personale nazionale che la porta sopra la strafavorita Sandy Morris. Un buon livello medio, ma è mancata la punta. Sonia Malavisi dal canto suo azzecca un solo salto a 4.31, misura d'ingresso. Scintille sui 400 ostacoli uomini con Ray Benjamin. Partenza stecca e cassa a martello fino al traguardo. Con questo 47.58 prosegue la sfida a distanza con Abderrahim Samba, davanti di pochi decimi. Se la giocheranno al mondiale. Benino Giuseppe Cosme, 50.36. La stessa gara al femminile. Vittoria un po' scontata per Dalila Muhammad, con tempi non strepitosi. Ayumide Folorunso, 55.99. Un po' dispiace perché la scorsa settimana aveva fatto meglio al CDS, una gara regionale. Tornata no per la campionessa europea Lea Sprunger, ultima classificata. Avevo saltato il lungo donne. Onore a Malaika Mihambo, capace di battere Britney Reese ed una Catherine Barguen convertita al salto in lungo. Era della partita anche Laura Stratti, purtroppo per lei però niente di eccezionale. Vai! E andiamo al salto in alto uomini. Qui c'era un altro grande nome della nostra atletica, Gianmarco Tamberi. A vincere è stato Bohdan Bondarenko, anche lui di ritorno dal solito infortunio. 2.31 non sarà una misura eccezionale, ma è la migliore dell'anno. A 2.28 numerosi atleti, tra cui Jimbo in quarta posizione.
La tecnica deve essere ancora messa a punto. Ha mostrato una grande prova di forza nell'ultimo salto buono. Oltretutto c'è la tentazione che farà meglio in futuro. Vai Jimbo, la cima non è così lontana. E ancor meno per questo piccoletto qua. Sfida emozionante sugli 800 metri uomini, come avevo pronosticato, con rimontone finale di Donovan Fraser sul più quotato Amos. Un passaggio assurdo a 400 metri e primati stagionali per tutti. Forse una gara un po' troppo veloce per Schott e Lewandowski. I due polacchi sono relegati in settima e ottava posizione. Triplo uomini, risultati importanti nonostante le assenze di peso. A vincere l'americano Omar Creddock con 17,50 m, ma a pochi centimetri c'è Pedro Pablo Picciardo. E poi Donald Scott col primato personale. Un altro garone è quello dei 100 metri donne. Dina Chesmith si deve arrendere ad Elaine Thompson, 10,94 a 10,89, che è anche il miglior tempo dell'anno. La giovane inglese trova resistenza a Jamaican, la sua scalata al tetto del mondo. Torniamo al mezzofondo con i 5.000 metri uomini, che ci regalano il miglior risultato azzurro di questa serata, targato Yeman Crippa. Crippa nelle posizioni di retrovia del gruppo, ci avviciniamo al passaggio al terzo chilometro, 7.45.57, 45.50, si andrà sotto in 13 minuti. Lo ripassa all'interno, si fa passare all'interno e va. Nella gara vinta anche qui in volata da Tella Umbekele sul favorito Barega, tirata su ritmi assurdi che hanno permesso la miglior prestazione mondiale personale a pioggia, arriva il 13.09.52 di Yeman Crippa, la terza miglior prestazione italiana di sempre, ottenuta poi con un ultimo giro di fuoco. Tra le vittime della volata di Yeman anche Filip Ingebrigtsen. Tra tutti gli azzurri di punta, Yeman è il più concreto. Il più umile e forse per questo il più sottovalutato. Intanto, minimo per i mondiali ed olimpiadi, fatto. 400 donne. Vince Salva Nasr senza troppi patemi davanti al duo giamaicano Jackson e McPherson. Una Raffaella Locudo carica di lavoro chiude in 52,98. Nei 1500 metri donne ci attendevamo una sfida di Baba contro Muir e questo è stato. Le due arrivano nell'ordine con davvero ottimi 3,56,28 e 3,56,73. Tiro un sospiro di sollievo nel constatare che con i miei tempi di quest'anno non sarei arrivato ultimo, ma penultimo. Nei 110 ostacoli uomini, vittoria risicata di Shubenkov su Andrew Pozzi. Per chi se lo chiedesse, Andrew Pozzi è figlio di migranti italiani in Inghilterra che hanno esportato lì il suo talento atletico. Lorenzo Perini se la cava con lo stagionale di 13,58, non lontano dal suo top. E per finire i 3000 metri siepi uomini. Il keniano Benjamin Kigen con una corsa molto aggraziata batte l'Etiope Wale con la miglior prestazione mondiale dell'anno. Sul fronte Italia, personale fatto e biglietto per i mondiali staccato per Osama Zoglami e Ioannis Cappinelli. O come dice la Gazzetta, Yuri Cappinelli. Forse in omaggio a Yuri Floriani. Si spera, no? E basta, ho parlato anche troppo. Fatemi sapere cosa ne pensate, la gara che vi è piaciuta di più o di meno, nei commenti. Ringrazio i miei amici di Livorno per le bellissime riprese che mi hanno fatto sentire come se fossi stato lì. E quindi, ciao atleti, io sono il Mezzofondiere, ci vediamo al prossimo video o alla prossima gara.